Kenya ed Etiopia protagonista alla Lago Maggiore Half Marathon, ma anche tanta Italia. Vittoria nella 21 km maschile del keniano Kebor davanti all'italiano Said Daba. Terzo etiope, il tempo finale 1:01:08, non cade il record. Nella 21 km femminile, vittoria etiope di Meseret in 1:11:46 davanti all'azzurra Silas e all'etiope Grebeama. Nella 10 km invece primo posto per il ghanese Johnson nella gara maschile, e nella 10 km femminile prima l'italiana Nardo. Più di 2000 iscritti, 1700 sulla mezza maratona, una giornata meravigliosa, un grande successo. Guarda, il regalo più bello di oggi è stato il tempo, perché davano una giornata molto molto peggiore con pioggia, invece abbiamo sole, quindi assolutamente bello. Ci siamo riportati sopra i 2000 iscritti nel complesso per la manifestazione, quindi è un, diciamo un segnale molto positivo per i prossimi anni. Il crono è stato non male, direi, non abbiamo corso sicuramente ai livelli dell'anno scorso, è difficile fare una gara, tanto è vero che è capitata dopo 12 anni, una gara perfetta, quindi siamo contenti anche per quello, ma soprattutto siamo contenti per l'aumento dei partecipanti e delle nazioni rappresentate, che sono il vero valore per il territorio, quindi la ricaduta economica. Hanno funzionato anche l'orario, ore 9 partenza e il mese aprile? Il mese di aprile è stato assolutamente apprezzato da tutti quelli che ho incontrato stamattina e ieri allo Sport Expo per l'apertura di tutte le attrazioni del territorio, quindi le isole Borromee in primis, il parco di Villa Taranto, e comunque il territorio si presenta al suo meglio. Sicuramente la manifestazione credo rimarrà ad aprile, l'orario io credo che sia azzeccato alle 9, non è andato male, anche le chiusure delle strade credo che siano funzionali. Sei il primo italiano uomo sul podio nella mezza maratona del Lago Maggiore, una grande soddisfazione, l'hai preparata tutto l'anno. Sì, praticamente è una gara che comunque noi abbiamo preparato da... Abbiamo iniziato la preparazione da ottobre praticamente, cioè tutto l'inverno il focus era una mezza, e già si pensava da tempo di fare questa qui, Lago Maggiore, perché abbiamo visto i tempi, si è sempre corso forte, quindi era l'obiettivo. Una bella storia la tua, fai parte dell'esercito, arrivi dal Marocco, spiegaci un po' il tuo passato. Sì, io sono venuto, cioè vengo dal Marocco, mi sono trasferito qua in Italia con la mia famiglia nel 2001, e ho sempre vissuto a Salerno. Da settembre ho cambiato allenatore e vivo adesso a Torino, mi sono trasferito a Torino. Sì. Prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi è... non lo so, adesso bisogna parlare con il mio allenatore, però io vorrei comunque ritornare in pista a correre il 5.000 e qualche 10.000 anche per il mio gruppo sportivo Esercito, che comunque vorrei ringraziare, che ci tiene tanto alla pista. Grandissimo podio.